Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video vi farò vedere una mod molto odiosa e molto simpatica, non è vero, che si chiama La vita non è così semplice. Questa mod praticamente ci renderà le cose molto più complicate, però sarà un GTA 5 molto più realistico. Questo perché? Perché, come vedete già qui, scendendo dal veicolo e lasciandolo in qualsiasi posto dovremo pagare il parcheggio, che sono 5 dollari. Noi ora siamo all'ospedale perché quando abbiamo la vita consumata, cioè rossa o anche abbiamo meno vita, non si rigenererà più. Quando è rossa, quindi sotto il 15%, inizieremo a sanguinare fino a morire. E quindi queste sono solo un paio delle cose più che sono state realistiche, che sono state implementate con questa mod. Un'altra cosa è strusciare contro i veicoli o andare a sbattere contro i veicoli, significa dover pagare i danni e avere una stella di polizia. Andare troppo veloci in auto significa avere un'altra stella di polizia, e tutte cose che si aggiungono alle stelle precedenti. Vedete, adesso sono andato troppo veloce, quindi 2 stelle, più avevo sbattuto contro un veicolo, quindi un'altra stella ancora. E altre cose, se rubate una macchina avrete una stella, se uccidete qualcuno perché lo mettete sotto, un'altra stella ancora. Se andate più veloce di 100 km orari, un'altra stella. Se ad esempio volete prendere la bici, come in questo caso, dovrete scendere dalla macchina, pagare il parcheggio, prendere la bici, e se andrete in bicicletta, vedete sotto che c'è scritto, se andate in bicicletta senza casco avrete una stella se vi vedono i poliziotti. Poi non so, rubare un'auto in movimento, un'altra stella. Colpire le persone mentre si viaggia, se non l'ho già detto, un'altra stella. E poi quando andremo all'ospedale perché moriamo, e dopo vi faccio vedere anche questo, ci toccherà purtroppo perdere tutte le nostre armi e avere un 15% o meno di vita. Adesso vi faccio vedere perché, come avete visto all'introduzione, sono stato ucciso in modo assolutamente assurdo dalla polizia. Ok, mi è giusto scoppiata una gomma in faccia e non... vabbè. Comunque, una volta che siamo morti ci rispawneremo ovviamente all'ospedale, però senza le armi e con neanche 15%, semplicemente, non so, sarà 5% di vita. Vedete, tutte le tue armi sono state prese dall'ospedale, abbiamo pagato 10.000 dollari per essere curati da una morte certa, vedete che non c'è più nessun'arma, e moriremo comunque, cioè loro ci rilasciano dall'ospedale con quel poco di vita, ma noi inizieremo a sanguinare finché non moriamo, quindi dobbiamo ritornare all'ospedale, premere T in questo caso, e per 2.000 dollari ci ripristineranno una parte di vita, ma se non è abbastanza ricominceremo di nuovo a sanguinare finché non torniamo a farci curare completamente la vita, quindi più o meno 3 volte bisogna tornare all'ospedale e pagare 2.000 dollari, perché la vita sotto il 50% significa che perderemo molto sangue fino a morire. Poi ci saranno moltissime cose che verranno implementate anche nella mod con i futuri update, che saranno, non so, ad esempio pagare l'autostrada, pagare il ticket quando andiamo alla banca, ai parchi e cose così, più animazioni, e pagare per, cioè, la necessità di mangiare, bere e dormire e andare dal dottore anche. Vedete, adesso ho appena preso sotto una persona e quindi dovremo pagare per i danni che avremo recato alla persona, e più, visto che ce ne siamo andati, avremo una stella di polizia. È così per ogni cosa, cioè cercheranno di fare un progetto che cercherà di fare GTA 5 come fosse la vita reale. Ora, se noi entriamo nelle proprietà private, ancora in questo caso non ci vengono aggiunte stelle così così, o non ci inseguiranno le altre persone, però se andremo a sbattere con la macchina contro delle proprietà di ad esempio Vinewood, in quel caso ci verrà una stella di polizia già adesso. Poi ogni volta che dovremo parcheggiare 5 dollari. E adesso vi faccio vedere che rubando un veicolo e facendosi ovviamente scoprire dalla polizia, perché tutto ciò è a parte quando si va troppo veloci e quando si sbatte contro
le persone o le macchine, bisognerà avere la polizia attorno, perché sennò non cambierà niente. Ok, quindi questa era la mod, ovviamente il download è in descrizione. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, entrate nel gruppo Telegram che è in descrizione, dove ci sono tutti i miei iscritti, tanti almeno. E visitate anche il sito web che è supergarageband.weebly.com, e ho anche un annuncio da fare, che sarebbe quello che ho aperto un canale Twitch, che probabilmente nel futuro potremo farci qualcosa, magari con la webcam, se riuscirò oppure no, non lo so, però intanto c'è il canale Twitch, così magari possiamo fare dei live streaming anche lì, oltre che qua su YouTube. Vedete, un'altra cosa che è stata aggiunta è la possibilità di... più che possibilità, il fatto che ci verrà una stella o due stelle andando contromano in autostrada in velocità. Perché un danno è andare in velocità, un altro danno è andare in autostrada contromano, un altro danno ancora è sbattere contro i veicoli. E arriveremo facilmente in 5 secondi fino a 5 stelle, che sarà molto molto pericoloso, anche quando ci saranno le macchine delle polizia che ci sbatteranno contro, anche quelle dovremo ripagare, quindi... Bene, quindi questa era la mod della vita non è così semplice, ci vediamo a tutti con un prossimo video, ho già detto iscrivetevi, lasciate un like, arrivederci.